Buongiorno a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi video su tutti i miei regali di compleanno. Ce ne sono di stupendi, cioè in realtà sono tutti stupendi, però qualcuno è un po' così. E niente, direi di iniziare subito perché ce n'è un po'. Direi di iniziare da questo, che è un maglioncino di Terranova color vinaccia bordeaux. Molto bello, morbidissimo, deve essere super 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 caldoso, infatti non vedo l'ora di poterlo indossare nei prossimi giorni perché mi piace appunto un sacco. Poi passiamo a due regali che mi ha fatto mia sorella da Just. Allora, il primo è già nelle mie chiavi, che è questo mega portachiavi tutto peluscioso e troppo morbidoso, bellissimo, che ho abbinato con le mie fantastiche Tour Eiffel prese a Parigi e appunto è già appeso alle mie chiavi di casa. E poi mi ha preso questa specie di credo cintura barra sciarpa, sempre nera, sempre super super morbidosa. E appunto, non so se è uno scaldacollo o una cintura, non l'ho ben capito, ma magari si può usare in tutti e due i modi. Vedrò come utilizzarla, ma mi piace un sacco, anche perché la parte della pellicciotta è veramente super 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 morbida ed è anche super lucida. Forse in telecamera non rende, ma purtroppo c'è un tempo da lupi e quindi la luce purtroppo è quello che è, nonostante luci accese eccetera. Poi da Kiko ho ricevuto un pacchettino di salviette struccanti, uno smaltino rosso e poi un mascara. C'era anche un rossetto rosso, ma ho scambiato per un eyeliner con mia sorella. E questo è il mascara. Non ho neanche ancora aperto per vedere lo scovolino. È bello cicciotto. Non so se riuscite a vederlo. Comunque lo proverò e vedremo com'è. Ecco, a primo impatto mi piace tantissimo. Poi da Mad T gioielli da favola ho ricevuto questo bellissimo braccialettino. Aspettate che lo giro. Ok, questo è il braccialettino con come ciondolo qui c'è Mary Poppins e qua la scritta "tutto può succedere", che appunto è una delle frasi che viene detta nel film, e mi è piaciuto un sacco perché comunque ha un forte significato. Me l'ha spiegato quando me l'ha regalato e questo me l'ha regalato una delle mie migliori amiche. Poi ho ricevuto, aiuto, dalla Stroily, questo non è un anello, non vi preoccupate, una coppia di miei amici mi ha regalato questi fantastici orecchini con queste sfumature di blu. C'è la pietra bianca, la pietra azzurro chiaro, poi quella un po' più scura e quella poi blu. Mi piacciono veramente tantissimo e soprattutto so già che li indosserò per il giorno del matrimonio di questi due miei amici, visto che il mio outfit sarà blu. Poi ambarabacci cicocò. Allora, ho ricevuto dai miei cognati e un'altra delle mie migliori amiche, questo, della Guess. Aspettate, aiuto, non riesco più ad aprirlo, ok. Ta-da! Questo bellissimo portafoglio, se riesco a tirarlo fuori, ok. Questo bellissimo portafoglio nero lucido con il monogram su tutto il portafoglio, ton sur ton, bellissimo, con le rifiniture in oro rosa, veramente bellissimo, e si apre in questo modo, quindi
ups, perdi i pezzi. Non è il classico portafoglio che rimane semiaperto, ma si apre del tutto. E qua ha lo scomparto per le banconote, alcune tessere, quello per le monete. E poi un altro per probabilmente le banconote e tantissimi per le tessere, proprio come piacciono a me. Quindi provvederò a brevissimo, quindi probabilmente appena finito di girare questo video, a fare il cambio portafoglio. Chiudiamo. E poi, ultima cosina, perché poi altri regali sono stati semplicemente dei soldini, quindi ultimo regalo fisico è questo qua, sempre di Guess, che mi ha fatto mio marito. Lo vedrete senza etichetta perché l'ho già indossato, però comunque ve lo faccio vedere. Aspettate che forse se lo chiudo riesco a farvelo vedere meglio. Ok, ed è questo bellissimo giacchetto in similpelle rosa cipria con il pellicciotto sempre rosa con alcune parti nere. Io lo adoro, è stato amore a prima vista, anche perché va bene sia in questo periodo che è un po' più freddo, quindi tenuto col pellicciotto, se no il pellicciotto volendo si può togliere tramite questi bottoncini ed è perfetto anche per questa primavera, appunto, da usare senza il pellicciotto. Ha due cerniere sul davanti, invece sul dietro è semplicissimo. Lo adoro, è bellissimissimissimo. E niente, questo mio marito è andato a colpo sicuro perché gli avevo detto che ero andata alla Guess, avevo visto una giacca e un paio di scarpe, gliel'avevo descritto, quindi sapeva perfettamente che era quella la giacca. Voleva prendermi anche le scarpe, ma purtroppo non c'era più il mio numero, se no avrei avuto due regali. Peccato. Vabbè, non importa. E niente, questo è tutto, questi sono i miei regali per questo mio 29esimo compleanno. E niente, io spero vi siano piaciuti, vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video e probabilmente sarà quello sui miei autoregali di Natale, stavo dicendo, di compleanno. Ciao!